Il Brindisi e Spugna Aversa, decisivo un gol di Palazzo nel finale, punteggio pieno sporcato dalla penalizzazione e primo posto in classifica. Le formazioni De Luca rinuncia alla gara, lascia a Loris Palazzo le chiavi dell'attacco. Difesa riconfermata rispetto all'11 che aveva battuto il Gravina. Clemente gioca titolare in mediana, davanti c'è Maglie, solo in panchina Palumbo e Iaia. Per 8 undicesimi però il tecnico non cambia. Nel 4-4-2 dell'Aversa non c'è posto per Improta, arrivato soltanto in settimana. La partita ci mette un quarto d'ora a decollare dopo una fase lunga di noia e stenti da entrambe le parti. La prima occasione dei padroni di casa è attorno al 16esimo, con un cross sul quale Della Corte non ci arriva di poco. In un paio di circostanze l'Aversa, che cresce gradualmente, si rende pericoloso con i traversoni, ma al 20esimo il Brindisi risponde, conclusione da fuori area di Manuel Botta, alto di poco. Al 26esimo l'Aversa si rifà sotto, questa volta è Gallo a costringere la Cirignola ad alzare in corner, ma il Brindisi sfiora il vantaggio al 33esimo, Boccadamo tra i migliori, si invola nella metà campo avversaria dopo aver recuperato il pallone, arriva di fronte a Papa che tocca quanto basta per deviare sulla traversa. Prima della fine del primo tempo e Cerone a provarci. Bella giocata, meno precisa la conclusione. Siamo al 43esimo. Nella ripresa, dopo un quarto d'ora pericoloso, subito Loris Palazzo dall'interno dell'area di rigore. L'occasione per gli ospiti arriva dopo un ottimo avvio dei padroni di casa che costringono Sicignano a un paio di interventi importanti. Al 20esimo ancora Brindisi vicino al vantaggio, Cerone inventa per Palazzo, Papa esce e si oppone. La Carra poi spedisce al lato, ma l'Aversa risponde, Varchetta su Mischia in area impegna la Cirignola, bravo e attento al 25esimo, quando il match sembrava correre via sui binari delle reti bianche e Palazzo a trovare il gol del vantaggio. Spizzata in area di rigore, l'attaccante riesce a trovare il diagonale vincente. Nel finale i biancazzurri riescono a gestire, finisce 1-0 e il Brindisi è primo.